Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Oggi scopriremo insieme 5 funzioni sconosciute di Fourscore, questa fantastica app che ci permette di lavorare con le partiture, ed andremo ad ottimizzare delle impostazioni che ci permetteranno sicuramente di lavorare in modo più efficace. Ma passiamo subito sull'iPad e andiamo a vedere la prima funzione. Per praticità utilizzerò l'iPad in orizzontale in modo che voi possiate vedere meglio. E la prima funzione senza cui posso fare a meno è senza dubbio questa qui, che mi permette di avere un filtro per la luce blu. Senza questo filtro, dopo un'ora di studio, i miei occhi iniziano a lacrimare e davvero inizio a stare male, poiché dobbiamo considerare il fatto che uno dei contro di studiare con l'iPad è comunque quello di stare attaccati ad uno schermo per molte ore al giorno. Ma se vogliamo ottimizzare ancora questo filtro luce blu, dobbiamo andare nelle impostazioni, opzioni avanzate, e abilitare effetto gradiente. Come possiamo leggere dalle note ufficiali di Fourscore, con questa opzione abilitata, Fourscore renderà gli angoli della pagina più scuri, in modo tale appunto da imitare la luce naturale. Questa è una funzione che vi consiglio altamente e i vostri occhi vi ringrazieranno. Andando avanti, quante volte vi è capitato di prendere una notazione su una partitura e trovarvi tanti piccoli segni causati dalle dita che sfiorano lo schermo? Questo perché di default l'app di Fourscore non ha impostato il rigetto del palmo quando si utilizza la Apple Pencil. Per andare ad impostare questa funzione dobbiamo andare nelle impostazioni, scendere nelle impostazioni della Apple Pencil e nelle impostazioni ecco di disegno dobbiamo abilitare impedisci disegno con il dito. Abilitando questa impostazione noterete che quando scrivete con la Apple Pencil o con qualsiasi altra penna noterete qui in alto una mano che quindi è il rigetto del palmo. Infatti se provo a disegnare con il palmo della mia mano, come potete vedere, non c'è alcun segno sulla partitura. Invece se provo a scrivere con la penna, potete vedere che la penna scrive normalmente. Questa funzione mi ha salvato la vita in tantissime occasioni. Prima che l'abilitassi davvero mi trovavo tantissimi puntini ed era davvero noioso andare a lavorare con la penna. La cosa bella è che se volete disabilitarla, poiché magari la vostra penna si è scaricata o per qualsiasi altro motivo, basta andare a cliccare sulla mano e come potete vedere abilitate il disegno a mano libera. Nel momento in cui andrete a riscrivere con la penna, la funzione si riabiliterà in automatico. La prossima funzione che vediamo l'ho scoperta ultimamente e mi ha davvero salvato la vita. Ve la faccio vedere subito. Quante volte vi è capitato magari di dover riarrangiare una parte del brano oppure di correggere degli errori in alcune battute e quindi magari prendere lo strumento di penna di colore bianco e andare a cancellare alcune sezioni? Ma quando le sezioni sono più grandi è davvero noioso stare lì a fare tutto questo procedimento con la penna. Ho scoperto che per fare questo lavoro in modo molto semplice basta cliccare sullo strumento forme, andare a scegliere questo qui, questo strumento bianco, e andrete ad avere un blocco bianco che vi permette di cancellare super velocemente una sezione del brano. Questa funzione mi ha davvero salvato la vita in innumerevoli occasioni e mi ha permesso di recuperare un sacco di tempo, poiché davvero basta un attimo per prendere un'intera sezione e cancellarla. Inoltre poi vi consiglio di utilizzare la stessa sezione forme se dovete andare magari a riscrivere una sezione. E quindi con questo strumento vi create i vari pentagrammi e poi con lo strumento penna andate a fare il vostro nuovo arrangiamento. Un'altra funzione di cui sono sicuro che non ne conosciate l'esistenza è il pannello nelle impostazioni che riguarda le gestures. Come potete vedere in questa sezione gesti potete impostare delle scorciatoie per andare a richiamare alcune funzioni che utilizziamo molto spesso. Vi faccio vedere. In questo caso con il tocco singolo con due dita è abilitato il metronomo, ma abbiamo una scelta davvero molto ampia di tutte le scorciatoie che possiamo andare a fare. Davvero possiamo andare a personalizzare tutti questi gesti per richiamarli velocemente. Ma andiamo a vedere come funziona nel pratico. Nel mio caso ho impostato il tocco singolo con due dita che si apre il metronomo, il tocco singolo con tre dita c'è l'azione del metronomo, quindi l'attivazione del metronomo. È un po' tradotta male questa sezione perché in inglese non è in questo modo. Io utilizzo l'app in inglese e vi assicuro che alcuni termini sono tradotti erroneamente, a volte vi fanno illudere che si tratti di qualche altra cosa. Se io clicco con due dita sulla partitura, come potete vedere, mi si apre il metronomo. Se riclicco con due dita, mi si chiude. Se vado a cliccare con tre dita, mi parte il metronomo. Se clicco con tre dita, mi si ferma.
Quindi questo mi permette di ottimizzare tantissimo i tempi, anziché andare ogni volta a cliccare qui, accendere il metronomo, spegnerlo e quindi fare operazioni ripetitive. L'ultima funzione che andiamo a vedere oggi, forse tra tutte è la più conosciuta, ma non so se in questo modo, sto parlando di backup. Chiunque decida di passare alle partiture digitali deve essere consapevole che da un momento all'altro potrebbe perderle. Di conseguenza è sempre bene avere più di una copia di backup salvata su diversi cloud e su diversi sistemi che ci permettono appunto di prevenire la perdita dei dati. Quindi è un aspetto importantissimo e voglio darvi qualche consiglio su come effettuare questa procedura. Ok, per prima cosa andiamo nel pannello laterale e andiamo nelle impostazioni sincronizzazione. Assicuriamoci che sia abilitata l'impostazione sincronizza con iCloud, poiché questo è soltanto uno dei modi per avere tutto sincronizzato. Ma per avere ancora un backup più sicuro dei nostri dati, quello che vi consiglio di fare è andare anche nella sezione backup ed effettuare questa operazione. Clicchiamo sul simbolo più e dovremo generare un archivio. Da come vi dice, crea un archivio per salvare le stesse informazioni sopra indicate. Le informazioni sopra indicate sarebbero quelle di backup, dove ci salva principalmente i metadati, le annotazioni, le liste, le impostazioni, ma non ci salva le partiture. Andiamo a generare questo archivio, ci vorrà un po' di tempo. Una volta generato questo archivio avremo un file, nel mio caso di circa 512 MB. Dove lo andiamo ad inserire questo file? Chiudiamo questa sezione e andiamo nella nuvoletta in alto a sinistra che troviamo su Fourscore. Per chi ha un iPad inferiore a 12 pollici e 9 dovete posizionare l'iPad in posizione orizzontale e vi comparirà in alto a sinistra questa nuvoletta su cui potete cliccare e nel mio caso va direttamente su Dropbox. Io ho già fatto l'accesso, ma se non avete fatto ancora l'accesso a Dropbox vi porterà sulla schermata servizi dove voi dovete fare l'accesso ad un account Dropbox e se non ce lo avete createne uno gratuitamente, avete 2 GB di archiviazione gratuita, quindi fino a 2 GB di partiture potete archiviarli tranquillamente e siete sicuri che non le perderete mai. Clicchiamo su Dropbox. Come potete vedere all'interno dell'archivio io ho già 2 backup salvati, uno del 17 agosto, quindi di qualche giorno fa, un altro del 18 aprile. Che cosa faccio io solitamente? Cerco di fare un backup ogni 15 giorni 30 giorni solitamente, dove mi salvo tutto l'archivio e ne mantengo sempre un paio, uno un po' più recente, uno un po' più vecchio, perché non lo so, sempre per eccessivo precauzione, poiché ho paura di perdere i miei dati, ma prevenire è meglio che curare in questi casi, perché vi assicuro che perdere tutto il lavoro fatto negli anni è davvero brutto, è come se la vostra intera libreria di casa prendesse fuoco, non penso che sia una bella sensazione. Cliccate su più, andate su backups e troverete l'archivio che abbiamo appena creato. Cliccate sull'archivio, fate in alto a destra upload e come potete vedere vi metterà l'archivio in caricamento. Una volta caricato questo file avete praticamente l'immagine della vostra intera libreria fino al giorno in cui è stato fatto il backup di tutto quello che avete fatto su Fourscore. Quindi nel caso il vostro iPad dovesse rompersi o dovete acquistare un nuovo dispositivo o qualsiasi altra cosa, voi soltanto con questo file che è in formato .4SB riuscirete a recuperare il vostro lavoro fatto fino al giorno in cui è stato effettuato il backup. Cercate magari di mettervi un allarme sul calendario, come faccio io, periodico, quindi ogni 15 giorni, che vi ricordi appunto di fare il backup. Facendo in questo modo potete dormire sicuramente dei sogni un po' più tranquilli. Io spero che queste funzioni abbiano potuto aiutarvi nel creare un workflow ottimizzato su Fourscore. Fatemelo sapere nei commenti e fatemi sapere se conoscete altre funzioni interessanti. Scambiamocele nei commenti e aiutiamoci a vicenda. Se il video vi è piaciuto considerate anche di iscrivervi al canale e lasciare un like al video. Noi ci vediamo alla prossima.